E allora benvenuti, eccoci qui al primo nostro appuntamento della cultura della vita e della famiglia in azione. Abbiamo deciso come primo ospite di avere naturalmente Tony Brandi. Tony Brandi è nato a Roma, è un imprenditore che ha operato nel settore del turismo, un grande imprenditore, finché a un certo punto ha fatto un incontro e ha scelto di mettere tutte le sue competenze, tutta la sua persona al servizio dei più deboli, degli ultimi, provando a dandogli la voce. E mi verrebbe da chiederti, cos'è Provvide Famiglia? Provvide Famiglia è la fusione di due associazioni che sono nate nel 2012 e che si battono per la vita e per la famiglia. Questo accadde al convegno nazionale, internazionale per le famiglie di Verona il 30 marzo del 2019, anche per dare un segnale di unità al nostro variegato mondo cattolico italiano. Per noi quello che conta è la difesa dei bambini, delle madri, dei padri, la difesa della vita dal concepimento e di aiutare, come lei, come tu hai detto, gli ultimi degli ultimi. Allora, nasce Provvide Famiglia, nasce proprio per sostenere la libertà educativa, per la vita e per la famiglia. E come fa Provvide Famiglia a fare questo? Allora, noi agiamo attraverso 80 circoli circa sul territorio, sia a livello legale, legislativo, con campagne di sensibilizzazione e non dimentichiamo assistenza sociale, come per le famiglie povere. Abbiamo speso 70.000 euro l'anno scorso per aiutare con mascherine, guanti sanitari e generi alimentari. Appunto, gli ultimi degli ultimi che erano stati abbandonati dal governo, e abbiamo anche una campagna SOS Disabili dove diamo aiuto economico e legale a tanti disabili che sono veramente discriminati in Italia. Mi verrebbe da chiedere qual è il core business, l'obiettivo con cui si muove Provvide Famiglia. Uno solo, l'abrogazione della ingiusta e iniqua legge 194 introdotta il 22 maggio del 1978, che ha causato ben 6 milioni di bambini assassinati, per non parlare delle pillole Ellaone e Norlevo. Norlevo. Che se bloccano l'annidamento dell'ovulo fecondato nell'utero, sono abortive. Quindi la cifra non so quant'è, perché di queste se ne vendono 300.000, 400.000 all'anno. Perciò ricordiamo che l'impegno, il desiderio, l'obiettivo è quello proprio di parlare per chi non può parlare, come Sì, questi bambini. Perfetto, allora, e qual è, c'è un obiettivo principale che muove tutto questo lavoro di Provvide esatto. Famiglia? Noi combattiamo per coloro che non possono più parlare. I 6 milioni di bambini uccisi in Italia dall'introduzione dell'iniqua legge 194 il 22 maggio del 1978. E quando io parlo di 6 milioni, non conto le centinaia di migliaia di bambini uccisi mediante la famosa pillola Norlevo del giorno dopo e Ellaone di 5 giorni dopo, che se blocca l'ovulo fecondato nell'annidamento dell'utero è abortiva. Quindi solo Gesù sa quanti milioni di bambini sono stati uccisi negli ultimi 42 anni. Quindi un impegno per parlare, per dare voce a chi non può Sì, parlare. esatto, e vorrei aggiungere che l'aborto in Italia è diventato un mito, un dogma, non si può discutere. Come vorrei parlare magari dopo, le reazioni sono violente, isteriche e non si può parlare. Ecco sì, io vorremmo, ci siamo accorti.
parlando e raccontando queste campagne che ci sono tantissime bugie che vengono raccontate alle donne perché possano abortire. Una di quelle bugie più plateali è che non c'è un bimbo, quello non è il figlio, ma è un grumo di cellule. Ma sì, la sfida principale che noi abbiamo è di informare le persone, perché dico persone, perché anche il padre è responsabile. Certo. E loro non sanno che la vita inizia dal concepimento e non sanno quello che rischiano con l'aborto per la loro salute, non sanno gli effetti drastici che arrivano fino alla morte della RU486. Tutto ciò è un dogma, è come il dogma della Santissima Trinità. Per questo dicevamo anche durante la campagna che l'aborto è veramente la più grande fregatura per le donne e viene nascosto questo alle donne, che è una grande fregatura. E abbiamo fatto dei video di alcune donne che hanno abortito e vorremmo mandare quindi far ascoltare la testimonianza delle donne. Rimasi incinta a 19 anni e mi spaventai da morire. Ero spaventata perché pensavo che la mia vita sarebbe stata stravolta, avevo paura del giudizio degli altri, avevo paura di aver fatto una cosa incredibile. Invece non mi ero resa conto che era solo che avere un figlio è un dono e basta. E la paura ha avuto il sopravvento, è stata la paura di tutto, la paura di non essere all'altezza, di portare avanti, di essere una madre affettuosa e generosa. E andai a parlare al consultorio, uguale, dissero che la cosa era abbastanza semplice, bisognava andare all'ospedale, con qualche ora si toglieva il problema. Avevo manifestato la mia problematicità, della mia paura di non essere all'altezza, e la soluzione che mi hanno proposto è stata questa. Non mi hanno prospettato nessun'altra possibilità, non è l'aiutiamo, possiamo, perché lo fa, oppure magari ecco, ponendomi qualche domanda in modo che io potessi rifletterci. È stata un'esperienza traumatica, allucinante. E dopo aver fatto questa esperienza, come se avessi messo una pietra, era talmente forte il dolore nella mia coscienza che non ho più pensato, ho proprio rimosso l'evento, e questo forse è stata la cosa più grave, perché per decenni non ho più pensato alla cosa. E adesso mi capita che se vedo un bambino sto malissimo, mi sento come un pugnale, come se fossi morta quel giorno, che usando violenza contro un altro essere umano è solo un'autodistruzione. Non ho incontrato una persona che mi ha detto che cosa stai facendo, infatti qui ripenso sempre a quel momento. Non aver paura di chiedere aiuto, questo direi. Non è una violenza contro un'altra persona, ma è una violenza contro se stessi. Adesso darei tutto l'oro del mondo per ritornare a quel momento, per avere una seconda possibilità. Sì, questo è fondamentale. Perché le donne non sono informate. Noi abbiamo prodotto anche un libretto per la salute delle donne e ne faremo un aggiornamento alla fine di marzo, perché queste cose non si sanno. Le do un esempio, due esempi se mi permettete. Solo l'America pubblica le donne morte a causa della RU486. E questo avviene solo in America, è nascosto in tutto l'Occidente. L'America ha dichiarato, e parlo dell'Agenzia del Farmaco Americana, 24 donne morte fino al 2018. Ma alcuni piccoli dettagli. Primo,
per accertare la morte, perché per la RU486 ci vuole l'autopsia. Allora, quante adolescenti, quante donne, una settimana dopo, due settimane dopo, tre, un mese dopo, muoiono per infezioni o emorragie, quale famiglia chiede un'autopsia? Primo fatto. Noi abbiamo fatto una ricerca sui giornali, parlo del Daily Telegraph, del New York Times, ne abbiamo trovato una decina, e nessuno parla della Cytotec, che si usa generalmente per le per problemi gastrici, il fegato, mi sembra. Sì, esatto. E di questa sono morte a decine, ma non si sa. Quindi è tutto nascosto. Il voler dare voce a questi bambini, ma il voler anche dare voce a queste donne che vanno incontro a questo, e tutto viene nascosto. Per questo sappiamo che Provvide Famiglia ha fatto già un libretto, ma lo sta aggiornando e vorrebbe, lo vuole regalare, sì, perché lo più facendo, donne sì. possibili siano informate. Sì, ma posso aggiungere una cosa? Certo. L'Istituto Superiore della Sanità Italiano, nel suo ultimo rapporto sulla morte materna, ha sei codici che noi abbiamo: uno per aborto volontario, uno per aborto indotto, uno per gravidanza normale e altri. Non ha detto quante donne sono morte per ognuno di questi codici, ha dato solo un totale alla fine. Che significa questo? Omertà, nascondere. L'RU486, il ministro Speranza l'ha banalizzata, contraddicendo tutte le dichiarazioni dell'Agenzia del Farmaco, del Consiglio Superiore della Sanità, estendendo a 9 settimane la possibilità di usarla e facendo prendere nei consultori, non più sotto controllo ospedaliero. E tutti questi dati scientifici sono stati segretati. Perciò, cosa è cambiato? Una cosa è certa, che l'aborto è dannoso sicuramente per la vita del figlio, ma anche per la madre. Non è vero che l'aborto è un diritto per le donne, non è vero che alle donne dare solo come risposta l'aborto è una grande fregatura. E questo noi vogliamo dirlo. Ma ritorniamo alla grande bugia, la prima bugia che viene raccontata sull'aborto, cioè il grumo di cellule. Ma davvero quello è un grumo di cellule? Ma guarda, io non conto nulla. La medicina, la biologia, l'embriologia confermano che il concepimento, la vita inizia dal concepimento, dall'incontro dello sperma maschile con l'ovulo femminile. Una volta fecondato, quello è un essere umano, unico, col proprio genoma e irripetibile. Quindi una grande fregatura ai danni anche delle donne, delle mamme, con una grande bugia. Voglio ritornare sulla grande bugia che racconta l'aborto nei media, cioè il grumo di cellule. Ma quello è un grumo di cellule o è il figlio? Allora, la scienza dagli anni 70 è avanzata. L'embriologia, la biologia, la medicina confermano che la vita inizia dal concepimento, cioè dall'incontro dello sperma maschile con l'ovulo femminile, che è quindi la fecondazione. Il fatto che gli abortisti non capiscono è che la scienza è avanzata, e già dalla scoperta del DNA si sa che ogni bambino è un nuovo uomo con il suo irripetibile
identità genetica e genoma. Ma faccio un esempio molto semplice. Qualsiasi bambino delle elementari che vede un fiore di pesco, che poi diventerà foglia e poi maturerà in una pesca autunno, se lui strappa il fiore di pesco, sa che lui elimina il pesco, cioè la pesca non potrà mai crescere, e questa è logica. Non studiano la scienza, perciò loro sono violenti, aggressivi e dogmatici. Noi vorremmo tanto avere un dibattito pacato con gli abortisti, come spiegherò dopo, stiamo spiegando i sindaci che si sono opposti alle nostre campagne proprio per avere questo dibattito. Perché l'aborto deve restare un mito indiscutibile? Siamo in democrazia. Ecco, sì, vogliamo torniamo su questo. Cioè, questo inganno nei confronti delle donne è molto difficile da entrare con una nuova comunicazione nei media. E non tutti sono d'accordo, no, su questo. Però perché non c'è un dibattito pubblico? Perché è difficile avere un dibattito pubblico, allora, su questo tema? Come al solito, vorrei rispondere su due punti. Come al solito, tutto ciò che è contro la natura c'è dietro il grande capitale. Dietro l'aborto vi sono milioni di profitti. Do due esempi. La Mary Stopes International riceve dal governo inglese non si sa quante centinaia di migliaia sterline per ammazzare i bambini. La International Planned Parenthood, che era stata giustamente attaccata da Trump, riceve adesso 600 milioni di dollari. Cioè, noi paghiamo il grande, ma dietro alla riproduzione artificiale, dietro alla droga, dietro a tutti i mali di questo mondo tenebroso, c'è il grande capitale. E le voglio citare due famose personalità che non mettono minimamente in dubbio che la vita inizia al concepimento. Naomi Wolf, che dichiarò: la morte di un feto è una vera morte. Peter Singer, conoscete tutti, fin dai primi momenti della sua esistenza, un embrione concepito dallo sperma umano e dall'ovulo è un essere umano. Andate su internet e ne troverete a decine. Allora, che sta succedendo? Proprio per questo, per dare voce a questa ingiustizia, che tra l'altro pagano, oltre il figlio, anche la mamma, perché abbiamo già detto che le mamme soffrono, sì, perché credono a questa bugia in un momento molto particolare, però poi quando si svegliano capiscono quello che è successo. Voi avete iniziato una campagna, noi abbiamo iniziato una campagna dal 7 dicembre, che è ancora in corso. Cosa è successo con questa campagna? Cosa è accaduto? Allora, vorrei mostrarvi delle immagini che descrivono molto più che con le parole. Imbrattati, strappati, i nostri camion vela sono stati assaliti a Verona ad Ancona, l'autista è dovuto scappare. Nel santuario di Caravaggio, nell'oratorio, il nostro banchetto è stato assalito e hanno buttato letame sul nostro materiale. Degli innocui manifesti per la 43esima giornata della vita sono stati imbrattati in un modo vergognoso. Stiamo sfidando i sindaci, adesso iniziamo il sindaco di Trento, a un pacato dibattito per cercare di proteggere il bene comune, e vi preghiamo di leggerlo attentamente, e noi continueremo a sfidarlo fin quando, così come sfideremo sempre le autorità, fin quando l'aborto possa essere discusso pubblicamente. Io non ho la pretesa di sapere la verità, anzi
convincetemi così me ne vado in pensione. Anche in Alto Adige, imbrattato con frasi, cioè perché queste persone pensano solo alla violenza e non vogliono discutere? Insomma, una campagna per poter dare alle donne la possibilità di sentire un'altra storia, la possibilità di essere accolte totalmente loro e il loro figlio, qualunque esso sia il modo. E la stampa come ha risposto, come ha raccontato questa campagna? Allora, noi abbiamo avuto dal 7 dicembre più di 1000 articoli. La stampa, la grande stampa e le televisioni, come la stampa, la Repubblica, il Corriere della Sera, giornali assolutamente massonici, hanno dato voce solamente alle femministe. Però la cosa positiva è che sul territorio ci hanno pure difeso. Infatti noi dobbiamo prima conquistare il territorio e poi il governo, parliamoci chiaro. E il resto del Carlino, abbiamo acquistato invece altri locali, sono stati più obiettivi, altri locali, giornali ovviamente, e abbiamo acquistato nuovi amici come Libero, come l'agenzia quotidiana di opinione e altri che adesso non mi ricordo. E quello che è bello, i vescovi da Reggio Emilia a Ventimiglia, Reggio Calabria, si sono alzati in piedi in nostra difesa per l'aborto, che è uno dei quattro peccati che gridano vendetta a Dio. Numerosi preti, sacerdoti, abbiamo ricevuto una donazione ieri da un sacerdote che ha fatto questue in nome dei bambini, per la vita, per le nostre future generazioni. Il desiderio quindi di intervenire per accogliere a 360 gradi, per difendere a 360 gradi la libertà con cui loro veramente sempre si riempiono la bocca. Bravo. La libertà di conoscere quello che è l'aborto, la libertà di poter accogliere, di poter essere accolte dalla società tutta. E che bello questo che racconti, Toni, che soprattutto nel territorio, che le persone, quando gli racconti la verità, quando vedono l'amore che muove, ti guardano e rispondono. E allora lasciamo un attimo i media che se la raccontano e se la cantano e veramente arriviamo sul territorio. Che futuro pensi? Che futuro ci aspetta rispetto a questi temi? Beh, tutti i cattolici, maltesi o italiani o di altre nazioni sanno benissimo che noi cattolici dobbiamo avere paura solo di avere paura. Gesù ha portato nel mondo l'amore e la speranza e la fortezza, e noi non dobbiamo mai mollare. Mi raccomando, voi maltesi, noi siamo con voi in anima, spirito e corpo. Proprio questo desiderio di stare con voi, questo desiderio di essere al vostro servizio, vogliamo dire che tutti i nostri libretti, quello che abbiamo raccontato, è al servizio anche di Malta. E sottolineando che con la ragione si riesce, magari c'è qualcuno che non ha incontrato Gesù Cristo, ma noi tanti che non hanno incontrato Gesù Cristo, tanti che non sono credenti, riconoscono che quello raccontiamo è vero. Io mi ricordo quando purtroppo ero un grande peccatore pagano, mi ricordo che per me l'aborto è sempre stato il peggiore degli omicidi, perché perpetrato contro un essere umano piccolo e indifeso. E questa è la pura realtà. E mi permetto di aggiungere, contro la mamma ingannata da tutte le bugie. Certo, certo. Allora, il nostro libretto come fanno? Come potrebbero fare? La grande Lorenza Perfori sta aggiornando una nostra vecchia edizione che sarà disponibile alla fine di marzo. E quello che io suggerirei, se voi amici, fratelli in Cristo, maltesi, ne avete bisogno, organizzatevi, perché per via delle spese sarebbe meglio magari che uno di voi, una vostra struttura, ne richieda 200-300 mediante corriere, e così abbassiamo i costi di spedizione. Ma noi siamo accanto a voi, cioè noi dobbiamo combattere uniti per Cristo, per la vita e per la famiglia.
Insomma, chiudiamo. Abbiamo raccontato quello che è Provvita e Famiglia e abbiamo raccontato che è a disposizione Provvita e Famiglia di Malta. Se potete, potete scriverci a questi mail e vi faremo avere tutti i libretti, tutte le informazioni, tutto il nostro ci mettiamo a servizio. Vuoi dare un ultimo consiglio ai nostri amici sì, di Malta? Un forte appello alle mamme e ai papà maltesi: non sopprimete vostro figlio, pensateci, il vostro figlio fa parte del futuro di Malta. Non sono stato molto onesto parlandoti della vita e ti chiedo scusa. Ti sentirai inadeguato, solo, guardato con sospetto e proveranno ad escluderti. Ma è solo paura, anch'io ne ho avuta. Ma sai che c'è? C'è che tu hai un superpotere un po' fuori dall'ordinario. Sorprendere il mondo con la tua allegria. Non avere paura, ogni vita è un dono. Come on,